Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di una cosa davvero dolcissima che per chi è in dolce attesa, per chi lo sarà, per chi ha già dei bambini, per le nonne, per le zie, chi sferruzza e chi uncinetta, è possibile utilizzare davvero questi piccolissimi accessori che però renderanno uniche le vostre creazioni. Parliamo di piccoli ma delicati e fantasiosi bottoni dedicati proprio alla fantasia dei bimbi. Iniziamo con questi che sono i bottoni boy in poliestere stampato V e la dimensione, come vedete, è davvero molto molto piccolina. Parliamo di 15 mm, quindi un centimetro e mezzo circa, per un'altezza, eccola qui, di circa un millimetro, molto 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 sottile, ed è presente in 7 varianti di colore, vale a dire azzurro, blu, giallo, rosso, turchese, verde e verdone. Ma adesso accontentiamo anche le femminucce, parliamo infatti dei bottoni girl, anch'esse in poliestere stampato V, la dimensione è la medesima, vale a dire 15 mm per un'altezza di 1 mm, presente questa volta in 5 varianti di colore, vale a dire fucsia, giallo, lilla, rosa e rosso. E adesso invece passiamo a qualcosa di un po' più originale e simpatico. Parliamo infatti del bottone Dolly, anch'esso in poliestere e raffigura, come potete vedere, una simpaticissima pecorella. Eccola qui, la possiamo vedere nel dettaglio stampata UV. I colori sono quelli del pastello, colori pastello davvero molto delicati. E la dimensione è 15 mm per un'altezza di circa 2 mm. Cosa importante in questo caso è il fatto che ci sia il gambo, quindi l'applicazione è appunto a gambo. Qui invece abbiamo allora arancio, azzurro, beige, bianco, corallo, giallo, grigio, rosa, Tiffany e verde. Cambiamo invece decisamente genere, rimanendo sempre sul tema dei bimbi, ma cambiamo materiale e ovviamente anche figura. Parliamo infatti del bottone Fox, eccolo qui, e parliamo di un bottone in cotone riciclato ecologico, questo per dare sempre uno sguardo attento alla nostra terra, utilizzando appunto un prodotto ecologico e riciclato. Parliamo di questo bottone, quindi Fox, nel quale viene simpaticamente rappresentata una volpe che ha queste dimensioni, 16 mm è il diametro, per un'altezza, questa un po' più spessa rispetto agli altri visti precedentemente, di circa 3 mm. I colori che presenta sono l'azzurro, il bianco, il crema, il rosa e il verde. E rimanendo sempre sul tema dei bimbi e degli animaletti, questa volta parliamo di dinosauri con il bottone proprio Sauro. Allora, questo bottone invece è sempre in poliestere e raffigura questo simpatico draghetto stampato con una gamma di colori molto delicati e sempre tendente al pastello. Ecco qui, prendiamone uno come esempio. Vedete questo simpatico draghetto e le misure sono 12 mm di diametro per un'altezza di circa 2 mm. Le varianti di colore che presenta questo simpatico Sauro sono arancio, azzurro, beige, bianco, fucsia, giallo, grigio, lime, rosa e Tiffany. E concludiamo la nostra gamma di bottoni baby con un altro animaletto. Questa volta abbiamo un bell'orsetto che noi ovviamente abbiamo simpaticamente denominato Yogi. Parliamo anche qui di un bottone in poliestere, eccolo qui, dove vediamo la figura del viso di un simpatico orsetto inciso a caldo che ha queste dimensioni, 15 mm è il diciamo diametro per un'altezza di circa 2 mm e anche qui come potete vedere c'è il gambo, quindi anche questo va applicato a gambo. Le varianti di colore sono il beige, bianco, blu, cipria, giallino
marrone, perla, terracotta, tortora e verdino. Ve l'avevo detto, sono carinissimi. Immagino che nel momento in cui li abbiate visti, sicuramente vi sarà venuta voglia di creare qualcosina per i più piccoli, perché poi davvero questi bottoni permetteranno di aggiungere quel qualcosa in più, quel tocco di infanzia che tanto ci piace e che tanto vogliamo infondere ai nostri piccoli. Fateli quindi magari scegliere anche a loro, sarà divertente anche per loro scegliere tra tante diverse forme, tra tanti diversi colori e decorare magari anche mixandole più di uno diverso, mixandoli insieme da decorare per magari aggiungere un dettaglio in più al grembiulino oppure allo zainetto oppure ancora al cardigan. E ricordate che a questa lista va aggiunto anche il bottone Manuela, simpatica pecorella, che insomma davvero completerà degnamente questo intero mondo di bottoni dedicato ai bimbi. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere sempre aggiornati su tutti i nostri prodotti. Noi ci vediamo al prossimo articolo, ciao!